L'esordio a Cagliari dell'hip hop è avvenuto dopo un mio viaggio nel 1982 a Londra, perché lì ho avuto modo di vedere dei breaker, i primi breaker che avessi visto in vita mia, perché non esistevano ancora neanche i filmati in quel periodo, poi sono usciti in seguito. Ho iniziato qui a Cagliari nei primi anni 90 a ballare il b-boying, breakdance, in particolare nel 1993, nei primi anni 90 ci divertiva andando in giro per le discoteche a fare dei cerchi facendo una sorta di freestyle con qualche piccola movenza di breaking, ma niente di particolare. Lo scratch sinceramente forse è una delle prime cose che mi è venuto in testa, non so perché, comunque... Cioè tutti stavano mixando e io mi stavo preoccupando di scratchare, non lo so, perché sentivo qualche scratch fatto da qualche maestro, capito? Il writing all'interno dell'hip hop, comunque appunto una delle quattro arti dell'hip hop, non può chiaramente essere una cosa legale, perché vedere il writing come una cosa legale è come vedere un pittore che fa la sua tela, quello non c'entra niente con l'hip hop. Il writing magari è andare di notte a dipingere, quindi comunque è illegale. Sta tutto lì il writing, perché già quando vai a fare un disegno legale o comunque col permesso, non senti dentro quello che magari senti facendo un disegno illegale. Tutti fate rap, tutti venite dalla strada, tutti sapete il ghetto, sapete, ma penso che non sono mai stato a New York, non ho mai vissuto in un ghetto, ma so che comunque la prima regola per vivere in un ghetto o in un posto così è il rispetto. Voi fate il rapper del rispetto, non ne sapete completamente un cazzo. A questa cosa non va bene. O siete coerenti o fuori dai coglioni. Yes. Break it down.